Bene, questo tema del futuro è poco frequentato, però si sta rivelando molto interessante e molto importante. Noi facciamo un po' fatica tutti, no, a guardare il futuro, siamo diventati un po' miopi. Facciamo fatica a guardare lontano, siamo un po' appiattiti sul presente, magari costruendo muri che pensiamo possano difenderci e quando guardiamo al futuro, molto spesso siamo presi dalla paura e allora magari evitiamo. Eppure questo tema del futuro si rivela molto importante, cioè chi verrà dopo di noi, che aria respirerà, aria non solo in senso atmosferico, no? Ma che clima di relazioni, di rapporti respirerà, come vivrà, vivrà serenamente oppure continuamente guardandosi da minacce di altri. Ecco, il Festival Francescano di Bologna 2017 parlerà del futuro e lo presenterà o come un futuro di stile francescano, un futuro semplice, si diceva, no? La semplicità che piaceva tanto a San Francesco, oppure come un mosaico. E questa forse è l'immagine che traduce meglio francescanamente questo ipotizzare il futuro. Un mosaico cioè di popoli, di razze, di religioni, perché di fatto viviamo già in questo mosaico che però facciamo fatica ad accettare. Il mosaico è fatto di tessere diverse che però vivendo composte insieme costituiscono una bella figura. O impariamo quest'arte del mosaico, cioè la civiltà del vivere insieme, come è stata chiamata recentemente da Riccardi ad Assisi, oppure non ci sarà futuro. A proposito di questo mosaico, l'immagine francescana, il testo francescano che potrebbe servire da icona, potrebbe essere la descrizione del vero frate minore che Francesco offre. E lui dice il perfetto frate minore deve avere queste caratteristiche: la fede di Bernardo, la semplicità di Leone, la cortesia di Angelo, il buon senso di Masseo, la contemplazione di Egidio, l'orazione di Rufino, la forza di Giovanni, la pazienza di Ginepro. Cioè, l'ideale per Francesco, il frate ideale, non è un singolo, ma è una fraternità, un mosaico. Ecco, questa potrebbe essere l'immagine. E d'altra parte, chiamarli frati fa riferimento a fraternità. Il futuro o sarà connotato da accoglienza vicendevole, da rispetto per le diversità, da valorizzazione delle diversità, oppure davvero sarà difficile che ci sia.